Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato nella mia bioprofumeria di fiducia. Praticamente avevo terminato le tisane che di solito bevo tutti i giorni, quindi mi sono recata in questa bioprofumeria, che è la profumeria dove mi reco ogni volta che ho bisogno di acquistare qualcosa di bio, come appunto le tisane, oppure il make-up, perché praticamente acquisto tutto il make-up bio e lo acquisto in quella bioprofumeria, quindi il make-up che può essere quello di Nabla, quello di Neve Cosmetics, di Alchemilla, mi trovo benissimo. Praticamente quando raggiungete una certa soglia, avete praticamente una tessera e arrivate a un 10% su una spesa che fate successivamente, oppure un 15% su un prodotto preferito. Di solito quando lo raggiungo faccio una spesa sui 30-40 euro per avere il 10%, in modo tale che così magari ho uno sconto maggiore rispetto ad avere il 15% su un unico prodotto. Comunque mi trovo benissimo, la ragazza è gentilissima. E soprattutto ogni volta che mi reco mi dà anche dei campioncini da provare, in modo tale che se mi piace qualcosa poi magari lo acquisto. E niente, voglio mostrarvi quello che ho acquistato l'ultima volta che sono andata. Praticamente ho acquistato innanzitutto questa tisana che è della marca Pucca. Sapete che questa marca mi piace tantissimo e io vi ho promosso tante volte le tisane di questa marca. Questa non l'avevo mai provata. Praticamente la detox l'ho voluta prendere proprio soprattutto dopo il periodo di Natale che ho mangiato tantissimo. E praticamente all'interno ci sono 20 sacchetti a 40 grammi in totale e costa sui 3 euro, no, bugia, 4,90 euro. Comunque mi piace tantissimo, come la mia marca preferita di tisane. Ha una scadenza non come i prodotti normali, cioè una scadenza come i prodotti del cibo, naturalmente. E questa praticamente dentro è una miscela biologica per infuso, senza caffeina, 100% bio, e c'è l'anice, il finocchio, il semi di finocchio, il semi di cardamomo, i semi di sedano, la liquirizia e i semi di coriandolo. Praticamente mi piacciono tantissimo quelle che hanno dentro la liquirizia, quindi quando ho preso questa in mano, ho letto detox e poi ho guardato che dentro c'era la liquirizia, l'ho voluta provare. Comunque, come vedete, è già aperta perché stamattina l'ho provata e mi piace tantissimo. Sapete che le tisane le bevo al mattino al posto di bere il tè, oppure il latte, perché prima bevevo il tè, però non lo so, mi piacciono di più ormai, mi sono abituata al gusto delle tisane, le trovo molto più leggere, mentre il tè mi stava un po' sullo stomaco, magari non lo digerivo, mi facevo un po' di acidità. Invece queste mi piacciono tantissimo, sono leggere, metto due biscotti a colazione e un cucchiaino, 2 cucchiaini di zucchero. E niente, questa ve la consiglio già perché l'ho provata e mi piace tantissimo. Naturalmente adesso voglio provarla vari giorni, vedere se continua a piacermi, ma una volta che l'ho assaggiata mi piace. Poi ho acquistato questa, sempre la liquirizia della Yogi Tè. Praticamente questa è la seconda marca che mi piace di più per le tisane. Questa l'ho acquistata perché l'ho terminata un paio di giorni fa e mi piace tantissimo. Era la prima volta che la provavo, l'altra volta che l'avevo acquistata, quindi questa è la seconda volta appunto che l'acquisto. Qui praticamente ci sono spezie con liquirizia, scorza d'arancia e cardamomo. E niente, anche questa mi piace tantissimo. Questa costa 3,90 euro, quindi 1 euro in meno rispetto all'altra. Dentro ci sono 17 bustine da 1,8 grammi l'uno, in totale c'è 30,6 grammi. E niente, mi piace tantissimo. Anche questa ve la consiglio se vi piace la liquirizia, questa è buonissima proprio, mi piace tantissimo. Forse anche più di quella che vi ho mostrato poco fa. Però comunque questa la conosco bene perché ne ho già terminato una scatola, mentre l'altra ne ho bevuto solo una bustina, quindi bisogna vedere com'è nel tempo. Poi ho acquistato anche un'altra, diciamo, tisana. Infatti sono andata lì per le tisane, perché poi ho acquistato anche del make-up, naturalmente. È sempre della marca Pucca. Questa si chiama Secret de Cassis. Questa è la mia tisana preferita in assoluto. Questa ne ho già terminato 2 o 3 scatole. Dentro ci sono 38 grammi di prodotto, 20 sacchetti. Praticamente volevo leggervi gli ingredienti. Praticamente anche questa è senza caffeina.
C'è dentro la rosa carina, il fiore di ibisco, la radice di liquirizia, i semi di finocchio, la scorza d'arancio, la barbabietola, il ribes nero, l'olio essenziale a sapore di arancia. Praticamente anche questo all'interno è completamente bio, 100%. E mi piace tantissimo. Questa, come vi ho detto, è la mia preferita. Questa, pur avendo la liquirizia all'interno, ha anche un sapore di ribes, quindi di frutti di bosco. Mi piace tantissimo. Non lo so, ma questa mi piace soprattutto per la di sera rispetto agli altri due che vi ho mostrato prima, che magari le bevo al mattino. Non lo so, questa è un po' più corposa. Non lo so, mi piace bella di sera prima di leggermi il libro. Non lo so, mi rilassa tantissimo e ve la consiglio. Poi, siccome mi sono recata in quel negozio insieme a mio padre mi ha voluto acquistare qualcosa, e cioè questa, cioè una tazza. Di quelle che si vedono anche nelle foto su Instagram, che servono per tenere in caldo il caffè. Qui ci sono 10 buone ragioni per usarla. Costa intorno ai 16 euro ed è in bambù, quindi è diciamo una novità secondo me, perché comunque le tazze che ho io sono tutte o in plastica oppure in vetro, in ceramica. Quindi è la prima tazza che acquisto fatta così. Penso che sarà la prima di una lunga serie. Praticamente qui dice, le 10 ragioni sono praticamente che riduce i rifiuti quotidiani, si può riutilizzare a lungo, appunto in bambù, è prodotta con materiale rinnovabile e biodegradabile, non contiene plastica, è richiudibile con tappo che non sgocciola, è lavabile in lavastoviglie, ha colori brillanti, è piacevole utilizzarla. Poi il bambù è un materiale che non assorbe sapori e odori. Non contiene ftalati né BPA. Praticamente si può utilizzare al microonde, togliendo questa parte che c'è qui, è questa. Adesso ve la mostro aperta. La tazza senza la scatola è fatta così, è davvero stupenda, mi piace tantissimo perché poi c'è questo color verde Tiffany con i cuoricini così arancioni, viola, fucsia. Mi piace tantissimo. Al di sotto vedete comunque che il colore che ha, si capisce che è fatta in bambù. Qui si apre così, quindi potete bere o da qui oppure mettere la cannuccia naturalmente. All'interno è fatta così. Mi piace tantissimo perché comunque ha bellissimi colori. Adesso voglio utilizzarla e vedere come mi trovo. Sicuramente io lo utilizzerò più per mettere tisana che non caffè, perché io caffè non lo prendo. E ho acquistato questa palettina della Nabla, che è dell'ultima collezione, quella di questo Natale. Sapete che in questa collezione io ho acquistato tantissimo, ho acquistato anche la palettina, quella piccolina. E sinceramente inizialmente non la volevo acquistare questa, perché avevo acquistato quella piccola, poi ho acquistato tantissimi prodotti di quella collezione. Se volete vi lascio giù nell'info box il link a quel video. Però non la volevo acquistare sinceramente inizialmente, però mi sono accorta che ho un blush all'interno diciamo, della scatoletta che è uscita con gli ultimi blush di Nabla, e volevo metterlo in una palette, quindi l'ho acquistata. La palette è fatta così, quindi praticamente qua avete si apre, all'interno è così dorata, mentre all'esterno ha questo color viola, arancione, più che arancione dorato. Non lo so, mi piaceva comunque. In realtà avrei voluto prendere anche quella nera, però non ce l'aveva disponibile. Quindi, quando ho visto che aveva questa disponibile, ho detto tanto il prezzo è lo stesso, prendo questa. Ci stanno 6 prodotti grandi oppure 12 cialde da ombretto piccolo, ma io la utilizzerò per i prodotti da viso. Comunque è fatta così, è molto carina. Quindi, quando l'ho vista, poi mi serviva in realtà questa. E comunque mi trovo benissimo con i prodotti Nabla, anche con le palette, perché ne ho due piccole e già una grande, fatta diciamo così come le palette Nabla, quindi mi piacciono. E poi ho acquistato una cipria di quelle trasparenti, cioè di quelle bianche che poi non si vedono sul viso, che le utilizzo tutti i giorni, e ultimamente oltre a utilizzarla a fine make-up per tenere il trucco, la sto utilizzando dopo che faccio la base, e ho scoperto che così mi dura ancora di più il trucco. Cioè, ho scoperto, la sapevo già, però prima non utilizzavo tantissimo la cipria perché comunque avevo una pelle che tendeva molto al secco. Invece ultimamente ho una pelle praticamente normale perché la sto idratando tantissimo, ho imparato a idratarla, cioè a conoscere bene la mia pelle. Quindi posso anche utilizzare anche più strati di cipria, e sto incominciando ad utilizzare le cipria perché prima utilizzavo rarissime volte. Comunque, la cipria questa è dell'Alchemilla ed è l'Invisible Velvet Powder. Anche questo è un prodotto bio perché vi ho detto che era una bioprofumeria.
All'interno ci sono praticamente 10 grammi di prodotto e a 12 mesi di PAO. Questo comunque è l'INCI, se volete sapere qual è l'INCI. E la follettina è questa. In realtà questa è la prima cipria che acquisto dell'Alchemilla e la volevo provare. Costa 9,90 euro. Io appunto avevo il 10%, comunque mi sembrava un prezzo troppo alto perché quella che sto utilizzando adesso è quella che è uscita con l'ultima collezione di Neve Cosmetics, che mi piace tantissimo quella cipria, la sto utilizzando tutti i giorni, mi piace, mi fa durare tantissimo il trucco e quindi ho detto, siccome quella comunque costa sui 15 euro, ho voluto prendere questa per provarne un'altra, anche perché costava leggermente meno. Comunque avete uno specchietto e la cipria è questa qua, quindi è bianca, è trasparente, è fatta così, ma non la vedete proprio, cioè nella mano swatchata non la vedete perché è trasparente appunto. Io preferisco le cipre trasparenti perché così non intaccano il colore del fondotinta oppure della base, preferisco averle appunto trasparenti. Come vi dicevo, quella ragazza del negozio è gentilissima, ogni volta mi dà dei campioncini. Questa volta me ne ha dato due, me ne fa anche scegliere, nel senso che lei ne ha qualcuno disponibile, io scelgo quello che mi piace di più. Addirittura una volta mi ha dato un ombretto di Neve Cosmetics di quelli grandi, quindi sono stata contentissima. E niente, vi dicevo, questa volta ho preso il balsamo al cedro finocchio dell'Alchemilla, ideale per capelli deboli e sfibrati, dentro ci sono 7 ml di prodotto. E niente, sicuramente vale per un'applicazione. Sapete che ultimamente sto utilizzando tantissimi campioncini perché ne ho tantissimi e voglio terminarli. E poi l'altro è il detergente delicato in bambù, sempre dell'Alchemilla, per la detersione del viso, corpo e igiene intima, ma sicuramente lo utilizzerò per la detersione del viso. E anche questo è 7 ml di prodotto e anche questo sicuramente lo utilizzerò una volta perché anche perché qui fa vedere che è una monodose quindi si deve utilizzare solo una volta, non ha una scadenza come i prodotti. Sicuramente se quando li provo mi piacciono li acquisterò in big size. E niente, fatemi sapere se voi conoscete questi prodotti, quali sono le vostre tisane preferite, cosa pensate di questi prodotti che vi ho mostrato. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!